Il convegno storico sul quarto centenario della prima guerra del Monferrato, organizzato dall'Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte e dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Torino, è stato ospitato a Palazzo Lascaris. I relatori di questo convegno fanno il punto sulla situazione politica, ma anche sulla situazione sociale, sulla situazione economica del Piemonte. Un Piemonte che è pienamente inserito nella politica europea. Questo è molto importante. Difatti, la storia del Monferrato è stata declinata in più modi, è stata declinata come storia di un principato regionale, è stata declinata da alcuni storici come storia dell'espansione dei Savoia, del Ducato di Savoia. Io preferirei declinarla come storia di una regione europea. Una pagina di storia davvero poco conosciuta, dimenticata, che si è svolta nel 1600, abbiamo cominciato a svolgersi nel 1613, ma anche molto tempo prima. Il Monferrato era un luogo di convergenza degli interessi internazionali, proprio perché da qui passavano le merci. Questo convegno serve proprio a mettere a fuoco questo elemento delle lotte politiche all'interno delle varie corti europee che si esprimono anche in questo evento della guerra del Monferrato, che ha inizio proprio nel 1613.